Questa storia ha avuto inizio nel 2009, quando in un pomeriggio di fine estate Donna Alessandro mi disse che aveva intenzione di affidarmi l'incarico di restaurare la chiesa principale della nostra città. Sarà stato perché il precedente progetto era stato redatto dal nostro professore Franco Mariniello, o perché questa chiesa l'abbiamo sempre vista dalla finestra della mia cameretta, io e Claudio siamo stati subito orgogliosi di poter legare il nostro nome a questa opera. L'opera in cui ci siamo imbattuti non è stata facile. Abbiamo redatto diversi progetti prima di convincere Don Alessandro e soprattutto i responsabili della Curia Diocesana su quali dovessero essere gli argomenti del progetto di restauro finale necessario alla Chiesa. Ad opera conclusa, si può affermare con certezza che nemmeno i responsabili della Curia Diocesana avessero contezza delle opere necessarie per restaurare la nostra Chiesa. Tanto è vero che per la nostra Chiesa è stato disposto un finanziamento di 200.000 euro da parte della Conferenza Episcopale Italiana, pari al 50% dell'intero quadro economico di 400.000 euro, che oggi siamo stati comunque costretti a sforare per completare i lavori. Vanno comunque ringraziati il Vescovo diocesano, Monsignore Giuseppe Giudice, per la fiducia accordataci, l'ufficio tecnico della Curia con il supporto fattivo del RUP architetto Massimo Imbrieco, il quale insieme all'impresa di Michele D'Arcangelo ci hanno accompagnato in questo viaggio. L'opera ha riguardato il completamento degli interventi di consolidamento della nostra chiesa ed il restauro di tutte le sue parti esterne, lavori iniziati di fatto nei primi anni 90 del secolo scorso.
Abbiamo fatto del nostro meglio, sperando che il nostro impegno abbia un'accoglienza in tutti i cittadini di San Valentino, che ringraziamo per i sacrifici che stanno compiendo per la nostra bellissima chiesa. Se il Signore non costruisce la casa, invano mi faticano i costruttori. Siamo così arrivati alla fine di questa avventura del restauro della nostra chiesa parrocchiale di San Giacomo. Un grazie a tutti voi, a tutto il popolo, questo meraviglioso popolo di San Valentino, che ancora una volta con grande amore, con sacrifici, ma soprattutto con la gioia di amare la casa del Signore che in fondo è la casa di tutti, la casa di ciascuno di voi, siamo riusciti a riportarla dopo anni a quel bel antico splendore che merita una chiesa, la chiesa di San Valentino Torio, la gloriosa chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo. E adesso, per concludere quest'opera, quasi per mettere l'ultima ciliegina sulla torta, così per dire, lascio al Vescovo Giuseppe, che in questi giorni ci ha donato il suo cuore di padre e di pastore, la gioia di accendere per la prima volta l'illuminazione esterna di questa bellissima chiesa. Auguri a tutta San Valentino Torio. L'amore, amore, sempre.